L'ampliamento dell'organico della locale caserma dei carabinieri di Lauria e le prossime manovre dei consiglieri di opposizione nel Consiglio Comune di Lauria al centro del nostro approfondimento qui su lucanetv.it. Ringrazio per la presenza e per essere qui il capogruppo di Tradizione e Innovazione, Francesco Snato. Grazie mille per essere qui. Il Grazie capogruppo di Progetto Lauria, Mariano Labanca. Buonasera a voi. a voi. Grazie, buonasera. Allora, partiamo proprio dagli incontri settimanali, una settimana molto molto importante, un tavolo romano molto molto concreto e molto propositivo. Avete incontrato il generale del 7 su una vicenda partita da molto lontano, il 29 dicembre del 2016, dove si richiedeva appunto in maniera molto, diciamo, concreta l'ampliamento di organico della locale caserma dei Carabinieri di Lauria. Noi abbiamo incontrato il generale del 7 grazie innanzitutto al supporto dell'onorevole Latorre, il quale presentò due interrogazioni parlamentari al Ministero della Difesa e al Ministero degli Interni, proprio sensibilizzando un pochettino tutto il Parlamento sulla problematica che noi abbiamo sollevato. Nel momento in cui ci siamo trovati di fronte al generale, noi abbiamo un attimino esposto quali erano le nostre motivazioni. Perché in buona sostanza l'organico si va a commisurare alla popolazione. In pratica ogni 1.500 abitanti viene conteggiato una unità, un carabiniere. Al generale del 7 abbiamo reso noto come antropizzato il nostro territorio. C'è un territorio innanzitutto di 175 km quadrati, 237 km di strade, un punto nevralgico dal punto di vista ubicazionale, con delle contrade lontane dal centro, ma anche contrade fortemente urbanizzate, con degli snodi stradali importanti, quali due uscite autostradali, la SS 585 servita da due arterie, quali la SS 585 Bretella e la SP3 Tirrenia, la SS 653 la Sinnica che collega la Ionica alle Puglie e 6 istituti di credito, 5 uffici postali, parecchie scuole superiori e noi abbiamo portato anche una statistica Istat del 2000, fino al 2011 dove si attesta che Lauria, dopo Potenza, Matera e Melfi, è il centro che ha più partite IVA e più assunti, dipendenti assunti, il che significa che il territorio nostro presenta una raccolta finanziaria importante ed è presenta un certo dinamismo commerciale nell'area sud di Basilicata. Dopodiché abbiamo scaricato da Google Maps le fotografie della caserma e abbiamo reso noto il posto poco felice dove è situata la caserma. Il generale ci ha spiegato che lui ha emanato una circolare da non molto dove informa tutti gli organi preposti a che debbono assolutamente individuare dei siti al centro, il più centrale possibile nell'ambito delle cittadine dei paesi, per dare grande visibilità e nel contempo essere subito a supporto della popolazione. Quindi queste sono le cose fondamentali che sono emerse. Lui ha chiamato in nostra presenza il generale di Palma di Potenza, al quale ha chiesto informazioni e ha avuto modo di constatare che quello che gli abbiamo detto corrispondeva a verità. Dopodiché ci ha licenziato dicendoci che lui si sarebbe occupato di incrementare le unità e che noi ci saremmo dovuti occupare come consiglio di individuare una sede idonea in base alle caratteristiche che lui ha evidenziato. Dopodiché noi siamo rimasti contentissimi da questa cosa, abbiamo informato un pochettino tutti gli amici e tutti coloro che sono preposti all'informazione come voi e abbiamo avuto anche il vostro sostegno perché tutti quanti vi siete attivati a dare questa bella notizia della serie che noi cerchiamo di portare avanti il nostro programma elettorale. Questo era uno dei punti del Punti, sì. nostro programma e quindi noi cercheremo su ogni punto di essere incisivi il più possibile, ovviamente con i mezzi Che limitati che opposizione. abbiamo come opposizione. Mariano Labanca, i numeri che ha detto il consigliere Snato sono numeri proprio da una grande città, cioè l'Istat dà proprio dei numeri a sentire che praticamente, proprio dati alla mano, che Lauria è una grande città. Nasce anche da un'esigenza che negli ultimi anni, come ho scritto anche io personalmente sulla Nuova, c'è stata un po' un'emergenza anche furti, cioè Lauria non è più quell'oasi tranquilla che per anni abbiamo creduto che fosse. Sì, innanzitutto buonasera. Sì, in effetti è vero, noi quello che
abbiamo cercato di far emergere a chiare lettere al generale è proprio quello che un popolo così laborioso, un popolo così tranquillo, qual è quello laureato, non può vivere il dramma del furto nell'abitazione, perché è visto come una privazione di quello che è proprio l'indole della persona, la dignità della persona, il proprio spazio vitale, la propria dignità. Quindi noi popolo minuto la viviamo in effetti come un qualcosa che ti viene a ledere all'interno ed è bruttissimo, soprattutto se pensate che tantissimi nostri concittadini lavorano fuori e le loro signore, i loro figli sono solo nelle abitazioni. Questo ancora di più è grave per una questione di ordine pubblico. Ed ora il generale è stato molto sensibile e su questo punto si è fermato tanto perché ha capito, infatti come diceva il collega Sonato, che noi siamo in un paese, sebbene oggi purtroppo da una marea di anni stiamo decrescendo, però comunque è un paese cerniera fra Calabria, Campania, con strade di alta comunicazione con la Puglia. Quindi siamo un paese dove, onestamente, se non stiamo riuscendo a sfruttare quello economicamente la nostra posizione, è sicuro che però che siamo oggetto e attenzionati da quello che sono poi gli interessi dei malavitosi. Quindi allora bisogna preservare quella che è la sicurezza del nostro territorio. Naturalmente noi ringraziamo chi oggi indossa la divisa nel nostro territorio, vuoi i carabinieri e vuoi la finanza, la forestale è stata inglobata dai carabinieri, perché lo diamo al loro operato, stanno ben facendo. Quante volte stesso voi avete pubblicato degli arresti, delle indagini, Sì. che poi, quindi, la sicurezza, onestamente, la sentiamo, e che sono dimensionati moltissimo nel numero, loro fanno il massimo con pochi uomini, quindi noi vorremmo qualche uomo in più proprio per il fatto che si puntualizzava che le nostre aree periferiche, prendi Cogliandrino, prende Pecorone, hanno una Seluci, hanno una densità La vastità abitativa che è territoriale molto alta. alta. Quindi sono dei piccoli paesetti e allora non puoi pensare alla pattuglia che ti gira la seta mentre poi hai scoperto Seluci, che per raggiungere le tue località ci impieghi più di mezz'ora con le strade purtroppo, ahimè, come sono ridotte. Ed ecco per questo, questi sono dei dati che comunque chi è intenzionato a delinquere va a studiare, va a Guarda. capire. Ed ecco perché è periodico il nostro avvicendamento. Io ricordo delle operazioni che hanno fatto i carabinieri, tanto per essere anche precisi e coltivare quello che è la mia tesi, hanno arrestato dei ladruncoli provenienti dalla Calabria e in altre occasioni hanno arrestato dei ladruncoli che provenivano da Benevento. Sì. Ecco, per capirci che noi importiamo questa sorta di delinquenza. Un territorio centrale, bene ha fatto anche il Consiglio della Banca appunto a sottolineare il lodevole lavoro anche del luogotenente Caputo, del capitano Cappetta per la Guardia di Finanza, quindi sicuramente nel pieno dei loro mezzi. Avete avuto modo anche di interfacciarvi con le forze dell'ordine già presenti qui a Lauria? Sì, io prima di andare insieme a Mariano Labanga e a Domenica Cresci a Roma, ho parlato con il maresciallo Caputo e con il capitano Perrotta. Noi non abbiamo voluto scavalcare nessuno, soltanto che noi a un certo punto ci siamo resi conto che più volte i consigli comunali che ci hanno preceduto si sono spesi per cercare di raggiungere questo risultato. Però il processo si è sempre bloccato. A questo punto abbiamo chiesto un intervento parlamentare. Allora, non è stato un modo diciamo, per scavalcare il generale Di Palma di Potenza, ma nel momento in cui si va a chiedere l'intervento parlamentare, il passaggio logico successivo è il Ministero della Difesa, è l'autorità più alta che il comandante generale capo dell'Arma dei Carabinieri. Quindi ecco perché si è avuto questo avvicendamento direttamente con Roma. Ovviamente noi martedì avremo modo di incontrarci anche con il generale Di Palma, dove sentiremo anche quelle che sono le sue istanze, le sue proposte, perché ci dovremo occupare di individuare la sede, e quindi anche su questo noi saremo molto attenti e molto precisi nel fornire le nostre indicazioni comunque. Per quanto riguarda il discorso dei carabinieri di Lauria, l'arma, come Mariano ha sottolineato, è stata sempre pronta e attenta sul territorio. Però, se si sono viste un attimino le dinamiche dei furti, si può constatare che rubavano Melara, Pecorone, cioè in posti diametralmente opposti vicino all'autostrada.
Quindi questo fa capire che come loro hanno studiato il territorio e hanno capito che non era fattibile un controllo sistematico. E l'incremento delle forze dell'ordine ha trovato anche un'altra giustificazione che noi abbiamo portato al generale del 7, cioè il fatto che, potenziando l'auria, visto che nei 237 km di strada ci sono molti collegamenti interni con gli altri paesi limitrofi, se si dovesse fare un posto di blocco, per esempio a Galdo, nel rettilineo di Prestieri, se ne beneficerebbe pure Castelluccio. Sì. Quindi è la stessa cosa Lago Negro, nella parte interna, Nemoli e quant'altro. Quindi è un discorso che l'Auria, essendo baricentrica, potrebbero goderne anche gli altri paesi limitrofi di questo potenziamento che noi andiamo a realizzare sul territorio. Oltre a questo lavoro lodevole che avete fatto, anche di colloquiare sia con gli enti superiori, diciamo, per quanto riguarda l'arma, e anche con i locali carabinieri, sono partito proprio dal 29 dicembre 2016, perché questo vostro punto proposto fu approvato all'unanimità. Vi siete già interfacciati anche con i consiglieri di maggioranza, con gli altri membri del Consiglio su questa vostra battaglia? Beh, certamente è un nostro dovere farlo. Puntualizzava prima, bene prima Francesco, a dire che comunque questa volta l'opposizione, sebbene ha dei mezzi ridottissimi, però ha fatto sì che la situazione uscisse fuori da quello che è il canale qui periferico. Abbiamo preso questo tipo di impegno, l'abbiamo portato avanti con forza, quindi abbiamo interessato i nostri parlamentari a noi più vicini, cosa poteva fare benissimo anche l'amministrazione, ma a voler forzare di più la mano. Certamente noi adesso dobbiamo lavorare di concerto con tutto il Consiglio Comunale. Sicuramente il Consiglio Comunale tutto è chiamato a dare una sede ai carabinieri, così come richiesto dalle norme, ma così anche come richiesto dal prestigio proprio dell'arma, in una zona molto più visibile per il paese e naturalmente un luogo dove ti dia veramente il sentore del pronto intervento. Sono tanti anni ormai che i carabinieri sono relegati come struttura lì all'Auria Inferiore, una struttura che purtroppo è bellissima come abitazione, ma purtroppo è relegata in un punto non degno dell'arma, della gloriosa arma dei carabinieri. Quindi noi come opposizione abbiamo dimostrato in questo annetto che noi diamo i nostri input, ci sforziamo a far capire alla maggioranza che ci siamo, che vogliamo lavorare in maniera sinergica per risolvere i problemi del paese. Noi non ci vogliamo portare niente nelle nostre tasche, l'abbiamo dimostrato. Io sono uno di quelli che ha lasciato anche un gettone di presenza, quindi figuriamoci, noi il nostro impegno lo facciamo per la cittadinanza, perché siamo sicuri, in questo caso è lampante, che noi sappiamo muoverci, possiamo muoverci, e lo dobbiamo all'Auria. L'Auria per certi aspetti sta morendo, lo stiamo dicendo, sono anni, però purtroppo noi anche l'ultimo Consiglio Comunale ha visto nei provvedimenti quelli che sono legati alla finanza cittadina, alle imposte locali, dove noi siamo diametralmente diversi dalla maggioranza, noi avremmo pensato ad altri tipi di investimenti, altri tipi di accorgimenti. Ecco, questo penso che il sindaco dovrà prima o poi capire che si devono anche ascoltare le istanze che vengono dall'opposizione, soprattutto quando l'opposizione è fatta in maniera costruttiva, come lo stiamo dimostrando adesso. Noi non stiamo facendo, non stiamo creando semplicemente così aria fitta tanto per aprire la bocca, noi stiamo facendo dei passi concreti. E naturalmente non sfugge a nessuno, dal ritrovato sincronismo con l'amico Francesco Snato, certamente tutti gli impegni che ci siamo presi, le nostre promesse elettorali, i nostri programmi saranno comunque attenzionati e faremo la stessa cosa di adesso. Noi prenderemo punto per punto e lo porteremo avanti, non ci vergogneremo davanti a nessuno, perché siamo certi che il popolo dell'Auria poi alla fine saprà capirci, e sicuramente potrà darsi anche che ci darà soddisfazione. Chiudendo il capitolo per quello che riguarda proprio questo ampliamento dell'arma dei carabinieri e della caserma qui all'Auria, avete già individuato qualche locale da proporre magari in sede di consiglio oppure anche nei prossimi incontri con l'arma? Allora, io sono presidente della terza commissione, ci siamo riuniti e proprio convocato una commissione per capire un attimino come muoverci. Noi siamo orientati in primis per un locale pubblico, perché comunque è un discreto affitto che il comune può incassare per poi redistribuire sulla collettività. E quindi noi abbiamo dei locali che devono essere un attimino attenzionati da parte degli organi preposti e verificare se sono idonei e funzionali per lo scopo che debbono avere, insomma.
Bene, oltre questo praticamente il Comune di Lauria si appresta a votare il bilancio, so che sono ore e giorni concitati di riunioni, incontri. Quali sono le prossime mosse dell'opposizione lauriota? Beh, innanzitutto, ecco, sul bilancio non voglio anticipare Ah, sì. perché è alla discussione e al Aspetteremo. lunedì, naturalmente non sfuggirà, sicuramente sarà oggetto poi di comunicati da parte nostra, che anche stavolta la maggioranza ha sbagliato nei riguardi dell'opposizione, ha sbagliato nei riguardi della propria cittadinanza. Non vi sfugge, il Consiglio è fissato di mattina, quindi una cosa che ho già protestato vivamente col Presidente del Consiglio, sicuramente lo faremo in Consiglio Comunale, o meglio faremo altri tipi di sollecitazione, perché ecco, noi pensiamo e soprattutto ne siamo convinti di quello che diciamo. Qui siamo in un paese di lavoratori, fortunatamente, e chi lavora non può partecipare ai consigli la mattina. E quindi, ecco, già questo dimostra la poca sensibilità. Io molte volte mi sono alzato in consiglio, anche nella scorsa legislatura, e ho enunciato quello che poi è un dettato normativo, che dice, che recita, che preferibilmente vanno fatti in orari serali sia i consigli comunali che le commissioni. Commissione. Però addirittura poi i consigli comunali fissati di mattina è un qualcosa che non va bene. Sicuramente sul bilancio avremo, con l'amico economista qui Francesco, avremo da dire, avremo da attaccare, avremo da dare sollecitazioni e naturalmente potremmo, dove si può, anche migliorie. Bisogna che finalmente la maggioranza capisca che se si vuole, se si sta a primo punto, c'è cioè il bene del paese, deve necessariamente confrontarsi con l'opposizione. Ma se non altro perché abbiamo dei ruoli, abbiamo delle preparazioni diverse, forse con il connubio di tutti sicuramente uscirà fuori qualcosa di ottimo per il paese. Quindi sicuramente ci vedremo anche con la vostra testata e avremo modo di fare in questo prosieguo di legislatura. Io penso che sarà molto molto interessante. Perché vi ripeto, e non mi voglio, veramente non mi vorrei ripetere, però abbiamo in mente tante piccole operazioni che sicuramente porteranno un po' di lustro in più alla Lauria. Senza voler anticipare nulla, ma da un post su Facebook ho visto la vostra battaglia proseguire e andare avanti, per esempio sul referendum sull'uscita dal Comune di Lauria da Acquedotto Lucano. È un Esatto, punto cardine. questo è un mondo programmatico nostro e noi ci attiveremo quanto prima. Cercheremo di chiudere innanzitutto questa vicenda qua per quanto riguarda le forze dell'ordine. Dovremmo ancora chiudere con il passaggio successivo alla Corte dei Conti per quanto riguarda le incongruenze e le irregolarità che abbiamo ravvisato sul regolamento urbanistico. Dopodiché partiremo con il referendum subacqua. Perché anche se il referendum è un referendum consultivo e non deliberativo, comunque ci vogliamo rendere conto la popolazione come recepisce questa nostra istanza, dopodiché noi prenderemo una posizione forte e ferma al riguardo e se la maggioranza non vuole essere disponibile sul punto, noi assumeremo un impegno pubblico ancora una volta per la prossima campagna elettorale e quindi sarà il nostro punto di partenza su cui poi ci dovremmo impegnare. Bene, ci avviamo alla conclusione di questa nostra intervista. Ovviamente i prossimi mesi, da quello che si preannuncia, saranno caldi. Adesso una domanda a entrambi, che è un po' una punzecchiatura che cui mi ha dato l'assist il consigliere della banca, che ha parlato di ritrovato sincronismo. Essere andati separati alle elezioni, in questo momento pesa qualcosa alla luce di questo ritrovato sincronismo? Oppure c'è modo, anche seppur siete andati separati adesso, di una ritrovata unità per il bene di Lauria? Allora, certe volte si creano forse delle incomprensioni, ma sul risultato elettorale io non penso che avremmo avuto delle grosse differenze, anche perché una lista è composta da 15 unità. Nel momento in cui sono 30 unità, anzi, la mia lista era composta da 13 persone, sono 30 unità che girano sul territorio con i rapporti familiari e di amicizia, è normale che poi, essendo delle liste civiche e non essendo liste di partito con uno zoccolo duro, è normale che non si può fare sic et simpliciter una sommatoria di voti. Come altrettanto vero che passa quel messaggio nel momento in cui l'unione fa la forza che si potrebbe capitalizzare qualche cosa in più. Però io penso che ancora forse per questa tornata elettorale i tempi non erano così maturi perché abbiamo ancora dei punti deboli su alcune parti del nostro territorio. Però
Però noi ci stiamo attivando per potenziarci e per poter essere poi pronti a poter incidere maniera vittoriosamente. decisiva. Allora, io prima faccio un piccolo appunto su quanto si diceva prima sul referendum sull'acqua, solamente per ricordare la vergogna che viviamo all'Aurigo. Dobbiamo sempre ricordarci, io lo farò sempre puntualmente in consiglio comunale o quando avrò l'occasione di usare un mezzo come questo, abbiamo ancora più di 50 famiglie senza acqua potabile nelle case. Questo è un dato di fatto che comunque dovrà uscire fuori, o di concerto con il referendum, o prima o dopo arriverà su tutte le istanze, su tutti i tavoli e su tutte le autorità, perché purtroppo non si può più vivere questo degrado, questo degrado. Per quanto riguarda invece il ritrovato sincronismo, noi innanzitutto io penso che è stata una pagina di bella politica. Perché dico questo? Perché abbiamo fatto, l'anno scorso, già ormai quasi un anno, che ci fu la campagna elettorale, è stata fatta la campagna elettorale da parte di tutti e tre gli schieramenti poi che erano in gamba, fatto tranquilla, pulita, senza toni che hanno ucciso nessuno, nemmeno verbalmente. E poi il ritrovare quel se in verità non avevamo trovato un accordo concreto con tutto poi quello che ha il ragionamento che ha fatto Francesco, oggi possiamo dire che due persone che non avevano un programma condiviso. Oggi comunque, al di là della campagna elettorale, al di là di questo periodo, prima in maniera non tanto compatta, oggi invece abbiamo dimostrato che la politica fa di tutto per unire. Noi siamo due forze contingenti, alla fine siamo delle forze che comunque stanno lavorando per il bene del paese e comunque non avevano nulla di personale, ed ecco perché siamo ritornati uno a fianco all'altro. La politica non deve essere interesse personale. Ecco perché forse abbiamo potuto fare questo e forse possiamo fare questo. E forse ancora di più sono contento. Perché la politica, dobbiamo dimostrare ai giovani, soprattutto a chi si affaccia, che deve essere un confronto di idee, un confronto dialettico. Non deve essere mai scontro e mai nemicizie. Si devono confrontare le idee. Per questo la democrazia è bella. Perché oggi noi possiamo avere delle idee differenti, possiamo trovarci agli antipodi, ma non è detto che dobbiamo essere nemici. Noi questo dobbiamo. Allora, quando la politica ritornerà a questi canoni, quando veramente la gente capirà che fare politica significa mettersi a disposizione di un popolo e oltretutto poter dire quello come si pensa, non necessariamente pensare che poi mi innemico la controparte, allora forse poi parliamo veramente di elezioni democratiche. Questo è il bello della democrazia. Bisogna ritornare a confrontarci, perché noi non siamo, e fortuna a Dio, non siamo persone che la pensiamo alla stessa maniera, non siamo persone che ci vestiamo dalla stessa maniera, quindi siamo persone differenti e possiamo ragionare su un punto in maniera differente. L'importante è trovare la soluzione migliore poi. Questa è la bellezza. E noi, viva Dio, speriamo che con questa nostra esperienza abbia dimostrato al Paese che in effetti una politica fatta con i termini sani si può anche all'auria. Noi, entrambe le due liste, abbiamo raggiunto 3.200 voti, quindi una marea di voti, e quindi anche questo ci conforta e ci dà tanta speranza per il prosieguo. Con questo bel messaggio di condivisione, dialogo e apertura siamo arrivati alla conclusione di questo tempo a nostra disposizione. Io ringrazio nuovamente il capogruppo Francesco Snato, Grazie. il capogruppo Mariano Labanca e da Grazie. Giacomo Blosi è tutto e appuntamento ai prossimi approfondimenti sempre qui su LucanaTV.it.